proposito della Madonna, faccio una breve parentesi, se entra dentro alle nostre storie di teologia, ma anche da focolare, e quelle da superstizione, abbiamo lì dette da nostri nonni. Francesca disse di sì al matrimonio, voi mi direte che vuol dire, si può dire di sì? No, perché poco prima di Francesca non si poteva dire di sì, le donne non dovevano proprio parlare. Non dovevano parlare, ma un papa, non mi ricordo il nome, se Gregorio VIII è, quando arrivò il culto della Madonna in Italia, della Vergine Maria, e tutti si misero a pregarla perché era un'espressione un po' meno severa di Gesù o di Dio, no? E gli si rivolgeva tutta alla Madonna. Le donne, prima dell'arrivo della Madonna, pensate ora, uno ci crede o non ci crede, non fa niente, ma dico storicamente come cambia la storia dell'umanità. Prima dell'arrivo della Madonna, le donne erano considerate, se andava bene, diciamo, normalmente streghe da bruciare, e se andava bene, riposo del guerriero, se andava bene. Dopo l'arrivo della Madonna, le donne divennero proprio madonne, si chiamavano madonne, gli si inchinavano, poesie, la pittura, la storia dell'arte è cambiata, tutto sulle donne, tutto per le donne, diventarono, non potete sapere questa Madonna il cambiamento che ha fatto fare, da questa Madonna che gli si può tanto bene, che non si sa che cos'è, da dove... Nella nostra teologia dantesca e cristiana, quello che è, il Dio ci ha fatto liberi, in noi c'è il libero arbitrio, noi possiamo dire di no anche a Dio, questa è la cosa grande che abbiamo noi, no? Gli si può dire no, questa è la cosa impressionante, e lui non può fare niente. Allora quel verso nell'ultimo canto della Madonna, quando dice Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, in questo endecasillabo, no? Termine fisso d'eterno consiglio vuol dire... umanamente Dio è proprio un uomo come noi che dice in un senso dice che è dall'eternità che Dio pensa a quella donna, Dio pensa a salvarci, questa creatura buffa che siamo noi, no? Ecco, lui ci vuole salvare e lui si è fatto uomo perché gli uomini diventassero Dio, che fossimo salvi, no? Per fare questo aveva bisogno di farsi uomo e aveva bisogno che una donna dicesse a lui liberamente sì. Perché tutti noi siamo qui per il sì di una donna, non di, che è l'apice della creazione, la rugiada dell'Altissimo, come dice il poeta alle donne. Quindi Dio aveva bisogno di una donna che gli dicesse di sì, deve dire sì. E quella donna Dio gli ha detto sì. Infatti c'è un quadro meraviglioso ora a Recanati di Lorenzo Lotto, un'annunciazione, quella famosa dal gatto dal pelo ritto, dove c'è la Madonna che sembra impaurita e dire di no, umanamente di no. A uno dice non mi la sento, di... e che è umano, no? Quindi pensate, e Dio si è perso. Cosa c'è di più fragile, umile di una ragazzina di 16 anni di Nazareth? Fragile e maestosa. E Dio dall'eternità. Quando noi diciamo alla persona che amiamo mi sembra di averti aspettato da sempre, Dio veramente gliel'ha detta alla Madonna, l'ha per davvero aspettata da sempre, dall'eternità, finché gliel'ha detto e lei ha detto di sì. Dio è stato vinto in quel punto. E cos'è che vince Dio? Non è che lo vincono i sacrilegi, le guerre sante, le bestemmie, tutte sciocchezze. Dio è vinto da noi, dalla nostra natura, dalla nostra dignità, dal compiersi della nostra nobiltà, dalla dignità della figura della Madonna. La nostra dignità è la cosa più cara agli occhi di Dio, è una storia meravigliosa che abbiamo voluto... Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica te
per grazia di virtute, tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi, più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non sieno scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi, ciò che tu vuoli che conservi sani dopo tanto vederli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro.